effettuare il metodo di monitoraggio Varroa ZAV, ovvero metodo dello zucchero a velo, abbiamo bisogno di una provetta per la raccolta delle urine, un barattolo molto più grande con tappo a chiusura a vite, tappo in cui precedentemente avremo inserito una rete a maglia metallica di almeno 2 mm di distanza tra le maglie, zucchero a velo, un piatto fondo bianco, un cucchiaio, dell'acqua ed una provetta con cui raccoglieremo poi le varroe che cadono dal barattolo. Per raccogliere le api prendiamo il barattolo delle urine e raccogliamo le api. Una cosa a cui bisogna stare attenti è innanzitutto prendere un telaino di covata, perché la varroa preferisce le api neoemerse, neonate, quindi le api più giovani. Preferisce le api più giovani perché hanno i corpi grassi più grandi, la varroa si nutre di corpi grassi e in più hanno le ghiandole di Nasonov meno attive. La varroa è in qualche modo infastidita dal prodotto delle ghiandole di Nasonov. Per questo motivo quindi andremo a cercare delle api che stanno nella covata, nel telaino di covata, perché probabilmente sono le api più giovani della nostra famiglia. Allo stesso tempo però bisogna stare attenti a non prendere il telaino dove sta la regina, quindi controlliamo bene di non prendere la regina, perché ovviamente poi faremo un danno alla famiglia. In questo telaino di covata, cioè della covata fresca, ci sono delle api che stanno appunto lavorando sulla covata, quindi probabilmente sono le api nutrici, ovviamente ci saranno anche altre api. Noi andremo a raccoglierle con questa provetta. Come si raccolgono? È facilissimo. Basta avvicinare la provetta alla parete, mettere il telaino in verticale e poi passare gentilmente la provetta sul corpo delle api. Le api praticamente, senza essere in qualche modo danneggiate, cadranno dentro il barattolino e rimarranno vive. Una volta messe nel barattolo, nel barattolo delle urine, bisogna stare attento a non riempirlo completamente tutto, bisogna riempirlo più o meno a tre quarti, le metteremo dentro il barattolo dove andremo a posizionare anche lo zucchero a velo. Ora abbiamo le api che abbiamo raccolto con la provetta per le urine. Mi raccomando, non riempire completamente tutta la provetta, ma arrivare fino a tre quarti della provetta. Prendiamo lo zucchero a velo, prendiamo un cucchiaio abbondante di zucchero a velo, lo inseriamo all'interno del barattolo dove abbiamo messo le api, chiudiamo il barattolo, bene, ed ora lo scuoteremo in questo modo, orizzontalmente, muovendolo, ogni tanto facendolo appunto girare tra le mani. Bisogna muoverlo per 3 minuti. Mi raccomando, è importante mantenere i tempi, ossia è importante scuoterlo per almeno 3 minuti, non più di 3 minuti, perché comunque sia i 3 minuti sono più che sufficienti, quindi non scuotere troppo le api, ma durante questi 3 minuti appunto fare questo movimento in modo continuativo. Cosa succede? Cosa sta succedendo? All'interno di questo barattolo c'è lo zucchero a velo con le api. Ora le api sono completamente, dopo le vedremo, sono completamente coperte di zucchero a velo, che è una soluzione polverulenta. Utilizziamo lo zucchero perché è una sostanza che non danneggia assolutamente la biologia delle api, anzi, poi dopo le api lo mangeranno. Comunque sia, questo zucchero a velo cosa fa? Innanzitutto dà fastidio alla varroa. La varroa ha nelle zampette delle strutture che servono per mantenersi, per attaccarsi, aderire bene sul corpo dell'ape. Con lo zucchero a velo queste piccole strutture in qualche modo vengono infastidite, scivolano. Quindi la varroa non ha più, diciamo, perde la capacità di attacco al corpo dell'ape. Contemporaneamente l'ape, poiché appunto si sente sporca, attiva il grooming. Diciamo quindi che il grooming dell'ape in questo momento è attivato, è sviluppato, è stimolato. Quindi in questo momento, mentre io faccio questo lavoro,
le api stanno facendo grooming. Grooming non è altro che la vibrazione del corpo, appunto, per ripulirsi, in questo caso per ripulirsi dallo zucchero. La varroa non è più in grado di attaccarsi al corpo dell'ape, in più l'ape si ripulisce da tutto ciò che ha nel corpo, così facendo la varroa si stacca dal corpo dell'ape. Quindi, passati 3 minuti, cosa facciamo? Prendiamo il nostro piattino, ci mettiamo dell'acqua. L'acqua è molto importante perché l'acqua serve per far sciogliere lo zucchero a velo e quindi vedremo galleggiare alla fine soltanto le varroe. Una volta messa l'acqua, giriamo, mi raccomando, scuotere per almeno 3 minuti, girare il barattolo a testa in giù, dopo averlo chiuso bene, e scuoterlo per 1 minuto. Anche in questo caso facciamolo girare, ruotare tra le nostre mani e vedremo piano piano le varroe, lo zucchero che cade, ma piano che si scioglie piano piano sull'acqua, e vedremo cadere anche le varroe che erano attaccate al corpo delle api che stanno qui dentro. Facciamo questo lavoro per 1 minuto in modo tale che da poter far cadere tutte le varroe del barattolo. Giriamo il barattolo. Passato il minuto non dobbiamo fare altro che liberare le api che erano dentro il barattolo. Le giriamo, le liberiamo sulla... Lo zucchero a velo si è completamente sciolto e vediamo galleggiare delle varroe. In questo caso possiamo contarne una e 2 varroe. Andiamo a prendere la provetta per la raccolta delle varroe. Vedete, la varroa è marrone, quindi si vede molto bene, in più galleggia, quindi si vede molto bene, e andiamo a raccoglierla. Possiamo usare anche il cucchiaio con il quale abbiamo raccolto lo zucchero. Quindi andiamo a mettere le 2 varroe, controlliamo che ci siano 2 varroe, ci sono, le andiamo a mettere nella provetta, la chiudiamo e poi la provetta verrà consegnata per fare le analisi. Questo è il metodo allo zucchero a velo, è un metodo assolutamente non nocivo per le api, perché lo zucchero a velo non dà problemi alle api. Il movimento che abbiamo fatto è un movimento che alle api non danneggia, se non momentaneamente ovviamente, perché vengono scosse, ma la biologia della famiglia non viene minimamente alterata. Vedete che lo zucchero piano piano, vedrete che lo zucchero piano piano dalle vostre famiglie verrà ripulito, perché le api, le compagne pulite andranno a ripulire le compagne sporche. Infatti, come potete vedere qua, ci sono già delle operaie in azione. Una volta finito questo